tema transizione ecologica, prospettive radicali. L'espressione transizione ecologica è davvero ridotta ormai a uno slogan in apparenza di facile interpretazione. Tanto è vero che nel dibattito pubblico ormai sembra ridotta a un problema di sostituzione di fonti energetiche, una questione quasi tecnocratica. In realtà io credo che la comprensione di questo tema dipenda da una parte dal posizionamento che abbiamo riguardo alla questione della crescita economica, dell'espansione economica che caratterizza la nostra società dalle origini della rivoluzione industriale o capitalistica ancora prima. Dall'altra dipenda da un'urgenza del presente che è l'annuncio di una situazione di squilibrio catastrofico, no, tra il sistema economico legato appunto alla crescita e l'abitabilità del nostro pianeta. Allora la domanda è: ma abbiamo gli strumenti concettuali per fare fronte a questa sfida e quali pratiche attivare, pratiche sociali, pratiche politiche attivare per dare una svolta a questo problema che riguarda la convivenza umana nella natura, con la natura, cioè anche con il non umano? Lui ha già un compito importante, perché è quello di definire una cosa del genere, come dire, non è semplice, anche perché poi è entrata a far parte del lessico comune. Solo che il tema della transizione ecologica ovviamente dipende da come uno la vede, quali sono gli elementi che emergono, che cosa bisogna fare. Allora io vorrei evitare però di fare, come dire, no, la solita lista delle cose da fare, no? Perché lo sappiamo, insomma, non è che non sappiamo che cosa fare, che cosa dovremmo ridurre, che cosa dovremmo evitare, che cosa dovremmo tenere sotto controllo, che cosa dovremmo regolare. Mi sto chiedendo più se, come appunto diceva prima Renato, se abbiamo un apparato concettuale che è in grado di gestire tutta questa dimensione qua. Ecco, voglio dire, se abbiamo una teoria della transizione. Però la teoria della transizione, cioè, c'è stata, ci sono manifestate nel tempo. Io, così, occupandomene un po', ho scoperto che vi era una teoria della transizione nel periodo, ovviamente, della rivoluzione sovietica. Quando si fa la rivoluzione bolscevica, cioè i bolscevichi tentano di mettere in campo una teoria della transizione. Cosa significa transitare? Che cosa facciamo? Quando la famosa battuta di Lenin su Soviet più elettrificazione era una teoria della transizione. E dice: ma dove andiamo? Che cosa facciamo? Industrializziamo, facciamo le fabbriche, facciamo le ferrovie, mettiamo l'elettricità. Poi magari si scontrava anche lì, entrava in frizione, ma è quell'idea di Bogdanov, che era un'idea invece, quella invece molto differente, che diceva: no, il problema non è soltanto di creare o comunque di lavorare sulle infrastrutture, ma lavoriamo anche sulla psiche umana, sui temi dell'esistenza, sulle capacità creative, sui linguaggi, eccetera. Poi c'era magari l'altra che ragionava sull'importanza della questione di genere già durante la rivoluzione sovietica. Poi dopo scopro un dibattito che c'è stato dentro il PCF, il Partito Comunista Francese, dopo gli anni 70, poco prima che scomparisse, dove aveva chiesto un po' di intellettuali di misurarsi col tema della transizione. Quindi, no, di questo dibattito c'è stato nel PCF francese, che hanno chiesto a Etienne Balibar, a Maurice Godelier, agli antropologi, che cos'è una transizione. Tutti allora hanno provato a capire che cosa significa. Allora lì era il tipo di riflessione che avevo suggerito da Balibar, era molto interessante, diceva: ma guardate bene che un periodo di transizione è un periodo molto incerto, è un periodo dove entrano in conflitto forze di natura differente, i tempi delle transizioni non sono coordinati, sono asimmetrici, c'è un'elite, magari quella tecnica che va avanti, pretende che tutti li corrono dietro, invece come si scopre improvvisamente che la temporalità è completamente differente. C'è un problema di accesso anche agli strumenti della transizione, che ha a che fare con le divisioni di classe, le divisioni sociali, magari anche forse la dimensione dell'educazione. Per cui quello che in qualche modo diceva era: però l'unica cosa che dobbiamo fare, se vogliamo fare una transizione verso il comunismo, è comunque una transizione che deve avere degli indicatori di decapitalizzazione. Cioè, in qualche modo dobbiamo capire da dove stiamo uscendo. Cioè, il problema che poneva Balibar, ma anche altri, diceva: ma noi non è che dobbiamo soltanto
offrire o sostenere un'alternativa che si somma a quello che c'è già, di una logica di dualismo di potere che magari, come si mantiene a lungo, come ne ho per decenni, no? Che è una logica, il tema del dualismo, per esempio, no? In un processo di transizione tu hai ovviamente due società che si confrontano, due sistemi che si confrontano, due dimensioni economiche che si confrontano, che sono in frizione l'una con l'altra, due sistemi ecologici, regimi ecologici differenziati che si confrontano. Il problema è che almeno nel caso in cui si sta manifestando questo dualismo di potere, implica un aumento di pressione su quelle che sono le risorse, cioè laddove magari nella dinamica, come dire, di una transizione al comunismo il problema anche di avere un dualismo in potere era funzionale al fatto se si affermasse o meno una logica e anche una modalità di funzionamento delle cose che fosse anche alternativa e sfidante rispetto a quello che c'era prima. Il problema è invece in una logica come questa il fatto di aggiungere prospettive eccetera non è in grado di fare uscire dall'altra parte, per cui Baribar diceva ma il fatto che si affermi anche una logica dualistica e una logica di competizione eccetera, queste due dimensioni, il problema è comunque avere qualche indicatore che qualcosa sta cambiando dall'altra parte, cioè che ci sia, come dire, un processo di uscita da quello che c'è, no? Che c'è un problema, no, di messa in mora dell'esistente, ed è quello che qui, per esempio, se noi applichiamo questa visione a quella che è la transizione ecologica del presente, non sta avvenendo. Cioè noi non abbiamo un processo di exit, non abbiamo un processo di exovation, no? Come si dice in inglese, cioè di uscita, noi stiamo sempre innovando, ma innovando aggiungiamo costantemente, poi non facciamo altro che aumentare la tecnosfera, come dire, alla quale ci affidiamo per fare tutte queste cose. Allora il tema della transizione, prendendo da questo punto di vista, dobbiamo avere consapevoli dei temi dei tempi della transizione, che non si realizzano come vuole l'Europa nel giro di 10 anni, cioè sono matti. Cioè, perché non ci hanno creduto prima, ci credono adesso, hanno provato. Beh, poi l'Europa ha tutta una strategia, aveva una strategia prima della guerra che secondo me non ha mai funzionato, l'hanno fatta in maniera molto ingenua, pensano che una transizione ecologica di un continente da 550 milioni, 600 milioni di abitanti non abbia conseguenze a livello globale. Insomma, è proprio una cecità, come dire, una visione, una mancanza di una strategia, non vedono oltre quelli che sono i propri confini. Ora, il problema è la temporalità, il problema sono anche la dimensione di classe, ovviamente le differenze sociali eccetera che pesano all'interno di un processo di transizione. Beh, ci sono alcuni che ci stanno, altri che non ci stanno, altri che resistono, altri che non capiscono, altri che non lo vogliono fare, altri a cui pesa, altri che devono sacrificarsi, perché quello che ovviamente sta venendo fuori è che in questa logica della transizione c'è una logica del sacrificio, qualcuno si deve sacrificare e altri invece devono fare le cose. Allora, c'era un vecchio libro di un sociologo famoso che si chiama Peter Berger, un tedesco, che scriveva Le piramidi del sacrificio. E diceva chi è stato sacrificato nel processo di sviluppo, di progresso, eccetera. È quello che si sta delineando adesso. Chi si sta, come dire, viene sacrificato nella logica della transizione e anche della transizione ecologica. Allora, così occupandomi un po' di una genealogia, no, del termine della transizione, date bene, la vera transizione è quella sulla quale possiamo fare affidamento per studiarla, per capirla, per capire i tempi anche in parte, per capire le modalità, per capire anche le sofferenze, eccetera, è quella dal feudalesimo al capitalismo. Cioè l'unica vera transizione che noi abbiamo a livello storico è quella lì.